E ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Benvenuti carissimi videotubisti, sono sempre io Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani, qui su Darkest Dungeon, in vostra compagnia, fortunatamente ragazzi, perché me la faccio addosso. Ok. Bene, siamo qui pronti col nostro squadrone incredibile, Mr. Derlick, Indy, Mr. Casa, buono, 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 Polve 90, il nostro Hilter. Siamo pronti, incazzati e andiamo avanti in questo buio dungeon. Vi ricordo nella puntata precedente abbiamo fatto il culo al boss, ma perché stranamente è venuto fuori subito nelle prime stanze, ma abbiamo deciso di continuare la nostra missione per dimostrare che siamo super cazzuti. Quindi lo sta facendo sanguinare molto bene. Andiamo con Mister Casa, vai. No, non possiamo colpirlo, maledizione. Proviamo quest'altra abilità, concatenamento. Proviamo 4-4, mi è piaciuto. Oh, più sanguinamento, ma dici sul serio? Molto bene. Bella polve 3-3-3-3, guarda, incredibile. Veramente. Ok, ci siamo ragazzi. Ha fatto un po' male questo, non mi è piaciuto, Proviamo Mr. Derek, andiamo in faccia a Swan Chopper. Deve essere un figlio scemo del boss questo. Guarda che tuo padre l'abbiamo mandato al creatore. Quindi tu dovresti raggiungerlo molto presto. Ok, proviamo ancora con questo, vediamo. Sì, mamma mia, Mister Casa fa veramente fa un male cane, vai Indy. Tra tutti e due veramente danno un danno incredibile. Però faccio notare che nel combattimento contro il boss le statistiche di attacco e di shot, di critico, diciamo così, vengono veramente molto diminuite. Quindi veramente molto molto... La cosa brutta ragazzi è che abbiamo quasi finito le nostre torce, il che se le finiamo siamo fottuti, ragazzi. Io non credo ce lo abbiamo ancora 1 2 3 4 stanze, può succedere di tutto. Non mi sento di poter andare avanti e indietro ragazzi adesso in questo stato qua, perché le torce non ci sono. Se finiscono le torce siamo fregati. Purtroppo siamo stati un po' sfortunatelli su questo punto di vista, che non ne abbiamo trovata una. Dei ragnacci ce li mangiamo a colazione ragazzi, questi qui, questi ragnacci. Speriamo che non ci avvelenano però. Ok, proviamo. Mamma mia, già l'abbiamo dimezzati. Niente, ci ha grande mister... scusami, mister Casa, esatto. Proviamo a altare polve, vai polve. Bravo polve. Molto bene. Mister Derlick, non mi tradire. Grande amico. Grande amico. Grande youtuber. Ok. È rimasto un solo disgraziato. Vediamo un po' se riusciamo. Non riusciamo. Dobbiamo, posso solo baffare. Non so perché Mister Casa certe volte non riesce ad attaccare. Mamma mia, Indy. L'hai veramente fracassato. Molto bene. Andiamo avanti. Tra l'altro siamo talmente pieni. Porca miseria. Porca miseria. Siamo talmente pieni che non riesco a... Dobbiamo mangiare. Dobbiamo... Assurdo. Buttare il cibo così mi fa veramente girare le balle. Ma che cavolo devo fare? Maledizione. Se riuscissimo a mettere un trinket a qualcuno, magari per risparmiare un po'. Questo un pochino meglio. Sì, dai. Niente. Nessuno può prendere questa roba qui. Ok. Mettiamo questi qui. Siamo messi talmente stretti con la roba che veramente un dungeon ricco questo, Cioè non sappiamo dove mettere le cose, figuratevi un po'. E andiamo avanti. Vediamo un attimino di procedere in queste stanze. Manca veramente abbastanza poco per finire. Una trappola. Il nostro Mister Casa dovrebbe essere in grado di toglierla. Dovrebbe essere, ho detto, ragazzi. Dovrebbe essere in grado. Ci è andata male. Ok. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Ok.
Mamma mia, questa... questo è un brutto incontro, ragazzi. Ok, proviamo a concatenare. Anzi no, puntiamo tutto sul bestione qua. Facciamolo sanguinare, vai Indy. Ormai sei diventato bravissimo con questo coltello, questo dagger. Ci hanno colpito Mister Casa, 8 di stress. Avete visto come siamo riusciti a tenere a bada lo stress di tutti i personaggi? Grazie a Mister Derky, che molto spesso usa la sua facoltà per abbassare di 5 lo stress. Io ho potenziato questa abilità. È molto molto importante nei dungeon che verranno a venire. L'aumento dello stress è veramente incredibilmente problematico. Allora, a questo punto, vabbè, meglio attaccare, ragazzi. Se non avrei... se stavamo messi bene, avrei diminuito lo stress a qualcuno. Ma visto che siamo ancora in... diciamo, messi bene. Ok, 11 di danno non è affatto male. Direi che è morto, perché lui ha 2 di vita per 3 turni. Quindi è quasi morto. Io direi di passare ad attaccare già gli altri, come se questo già fosse defunto con la croce su. Quindi ce ne fottiamo e proseguiamo ad eltare sempre tutti. Grande polve. Vediamo un po' se riusciamo a colpire anche l'altro. Abbiamo colpito un po' più persone, però sono messi tutti male, quindi moriranno da un momento all'altro a catena tutti. E meglio così, insomma. Che questo l'abbiamo mandato al creatore. Questo dovrebbe morire, se non sbaglio. 3 di vita, 3 di danno. Va bene, proviamo a colpire. Eeeh, mamma mia, Mister Casa l'ha veramente fracassato. L'ha fracassato proprio. Quindi tocca a Indy, vai. Mamma mia, benissimo. Molto bene, ragazzi. Non ho più spazio. È una cosa deprimente per me. È una cosa molto brutta. Devo mangiare tutto. Sprecare questo. Se solo ci fosse qualcuno libero. Ecco, io lo metto qui. Non lo mette. Mannaggia, che peccato. 500, ma stiamo scherzando. Più 10% di danno. Mamma mia, questo è fondamentale. Più di questa merda qui. Io direi di sostituirlo. Anche se questo è raro, no? Ma non... ma c'ha meno... non mi piace. Meno 12% di healing ricevuto. No, ma... questo è molto meglio. Più 10% di danno. Ma stiamo scherzando. L'hyper only. Solo l'hyper. È una classe specifica, evidentemente. Va bene. Aia. Mi sono beccato un malus. Come se non bastasse, Mr. Derlick ormai è ridotto veramente. Non c'era niente, tra l'altro. Vabbè. Lo scouting ci è stato fornito. Abbiamo solo 2 stanze da fare. Andiamo. Ancora un'altra trappola. Facciamola aprire a Indy. Vediamo se è più bravo di... no, assolutamente. Diciamo, le trappole ci stanno massacrando. Va bene, dai. Andiamo avanti così. Si vuoto. Bene. Non c'è assolutamente niente in questa stanza. Sorpresa. Andiamo nella prossima. Lo stress di Mr. Deli che ha le stelle. Ah, stair. Facts full of steel and war. No, un malus. Come se non bastasse per il mister. Un altro quadro, che buono, eh. Ultima stanza, ragazzi, vediamo cosa ci riserva il futuro. Niente, un bel niente. Quindi io direi di girare intorno. Facciamo anche questa parte. E poi basta. Dovremmo ritornare indietro per fare il 100% solo. Oh, meno male che abbiamo una pala. These tunnels predate even the earliest settlers. Non c'è assolutamente niente. Andiamo avanti ancora. Che abbiamo liberato uno slot almeno. C'è un'altra trappola, vediamo un po' se riusciamo a toglierla. Niente, proprio niente, eh. Le trappole le abbiamo prese tutte, ragazzi. Le abbiamo prese veramente tutte. Oh, cibo. Bene. Usiamola su. Capirai, porca miseria.
2 punti vita. Cioè sto gioco non, proprio senza pietà, eh. Volevo andare qui, lo so, sono un pazzo fottuto, perché volevo solo questa linea qui, non abbiamo fatto, è questa. Quindi andiamo in così in così, abbiamo veramente finito al 100% tutto il dungeon e possiamo... Oh merda, se ce la facciamo ad arrivare, ragazzi, perché come vedete anche senza mostri, senza niente, ci stanno sfondando praticamente. Stiamo rischiando di brutto, però che cosa dobbiamo fare? Siamo delle teste di quiz. Vogliamo andare a esplorare tutto e vogliamo dire che abbiamo fatto il 100% rischiando il culo. Ma vogliamo farlo. Ok, ancora. Passiamo di qui, ok. Ok, vediamo un po' cosa c'è. Oh, cibo, bene. E 100 monete. Le monete le mettiamo qui. Cibo. Lo facciamo così per adesso, ok. Questo lo mettiamo qui e gli, diamo, gli facciamo mangiare. Due anche a te. E adesso ci prendiamo. Ok, proprio per non lasciare niente da cattori. Oh merda, un'altra trappola. Facciamo questa volta, prova mister casa. Oh sì, bravissimo mister. Dai, aperta senza sfondarci. Senza andare all'ospedale, insomma. Tra l'altro abbiamo finito anche le torce, ragazzi. Non abbiamo proprio niente più, eh. Proviamo l'ultimo pezzetto di stanza, ragazzi, abbiamo finito tutto il dungeon. Non c'è più niente proprio da fare, niente da trovare. A questo punto, se troviamo qualche altra cosa interessante, buttiamo via anche le... Oh mamma, è venuto fuori due mostri ciattoli, vai. Vedete con la luce bassa come le possibilità di colpire sono diminuite. Dopo quello che abbiamo affrontato non voglio sentire che moriamo per due cosettini qua, eh. Per favore, ragazzi, non fate fare brutta figura con i miei youtuber. Ok. Ok, uno è andato. Quest'altro soltanto. Mettiamoli tutti, non si sa mai. Ancora. Ok, li abbiamo altati ancora. Non possiamo combattere con Mr. Casa, abbiamo fatto un buff agli altri. Vai, Indy. Oh, mamma, 26 di danno, assurdo. Veramente, ci sono delle classi potentissime. Allora, abbiamo finito il dungeon, io direi buttiamo via nel cesso le pale e ci prendiamo una 500 di gold qui, ok. Sì. Entriamo e basta. Qui abbiamo finito tutto. Ragazzi, abbiamo finito il nostro dungeon, ci ritiriamo e ci portiamo a casa un bel po' di cose, veramente un bel po' di cose. La ricompensa della quest sono 6750, 10550 di quelle delle cose che abbiamo trovato. Mamma mia, abbiamo trovato un bel po' di cose. La cosa brutta, abbondiamo di scudi, ma di ritratti e altre cose non è che siano proprio tantissime. Allora, livello 3 polve, ci abbandona, passa ai guerrieri di livello 3. Stress faster, 100% di... meno 100% di cibo che consuma. Questa è bellissima, questa facoltà, e ce l'ha Mr. Casa. In città è un grumble, ok. Va bene. Ragazzi, direi che abbiamo finito anche questa missione. È stata veramente molto molto bella, costruttiva. Spero che di avervi fatto vedere un pochino come si possono affrontare varie missioni. Quindi con questo è tutto. Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani, vi saluta, vi ringrazia, a presto e ciao!